stato detto, io qualche anno fa, 4 anni fa, ho pubblicato questo piccolo libro, Contro le radici. Un libro che ha suscitato anche un po' di polemiche. Qualcuno mi ha presentato, diciamo, mi ha dipinto come una specie di eversore di focolari domestici, no? Come se io volessi rinnegare o sconvolgere le tradizioni, ma non è assolutamente questo il punto. Quello che mi interessava in quella circostanza era smontare una specie di un luogo comune ricorrente. Il luogo comune ve lo riassumo con queste 3 parole. Allora, il luogo comune vuole che la nostra identità risieda nella nostra tradizione, e la tradizione costituisce le radici della nostra identità. Cioè si stabilisce una specie di catena fra identità, tradizione e radice. L'identità viene dalla tradizione, e la tradizione sono le nostre radici. Cosa che avrete sentito ripetere tantissime volte in varia forma, perché è anche stato anche un giocattolo intellettuale, verbale della politica, spessissimo si è utilizzata questa cosa. Allora, come funziona questo stereotipo? Funziona così: l'identità, se c'è una cosa che è difficile da determinare, è l'identità. Sarebbe bello se noi sapessimo veramente qual è la nostra identità personale e a colpo sicuro qual è la nostra identità di gruppo, nostra identità collettiva. Posso qui citare il libro di un amico, di un collega che stimo molto, chiamo molto, Franco Remotti, che ha scritto un libro sull'identità smontando questo concetto. Cioè, in realtà, vabbè, ma cos'è l'identità? Ognuno di noi ne ha tante, ciascuna collettività ne ha molte. Non credo sia un caso se Luigi Pirandello in Italia ancora mantiene un suo significato di prestigio culturale, letterario, e tanta cinematografia italiana ancora si ispira a Pirandello. Perché? Perché ha messo a fuoco questo problema, cioè che l'identità è fragile, che l'identità è ambigua, è una nozione debole. Anche la tradizione però è una nozione, come dire, incerta. Come si fa a dire a colpo sicuro qual è la tradizione di una comunità? Tradizione di una comunità, molti di voi avranno sentito Aleida Asman, e entrambi i coniugi Asman hanno molto insistito su questo tema del carattere costruttivo, no, della tradizione. Le tradizioni si costruiscono soprattutto in funzione del presente. La cosa paradossale della tradizione è questo, che ti dà l'impressione di essere qualcosa che viene dal profondo passato, perché la tradizione dovrebbe essere questo, no? Qualcosa che viene da molto lontano. In realtà è tra le cose più contemporanee che esistono, perché si riattualizzano certi elementi della tradizione regolarmente in base alle necessità del presente. Vorrei fare 2 esempi, cioè ne potrei fare 3. Uno sono le infinite feste medievali che allietano o infestano, a seconda dei punti di vista, i nostri borghi e città, no? Certo, è diventato tutto un fiorire di feste medievali, che sono palesemente, in grandissima parte, creazioni del presente. Perché? Perché evidentemente il Medioevo interessa, attira la cucina medievale, i canti, i monumenti che abbiamo. Quindi, però, tutto sto Medioevo che 20 anni fa nessuno se lo filava, scusate l'espressione, adesso è diventata la nostra tradizione. Ma a parte questo, esempi più seri. Uno bello, che è l'invenzione della Fondazione di Roma. Aspettatevi da me di queste puntate, perché io resto sempre un antichista di mio, quindi ogni tanto tirerò fuori il mondo greco e il mondo romano. La Fondazione di Roma, che più o meno nelle sue linee tutti conosciamo. Ma Roma è stata veramente fondata così? Evidentemente no. A un certo punto si è costruita in questo modo la fondazione della città. Come? Beh, utilizzando un modello che sta in tantissimi miti, cioè che l'eroe fondatore è un bambino esposto, gettato nella natura, no? Rifiutato. Ciro il Grande, per esempio, anche lui sarebbe stato un bambino rifiutato e salvato
da una cagna. Sargon I, anche lui sarebbe stato un bambino abbandonato che poi diventa. Quindi Romolo e Remo quello sono, no? Quindi si prende un cliché mitico. Però la cosa interessante è questa idea che Roma viene fondata facendo affluire in quella zona d'Italia schiavi, assassini, fuggiaschi di ogni tipo che insieme costruiscono questa città, che è una cosa abbastanza strana, abbastanza insolita, no? In più, dice Plutarco, ciascuno arrivando si portò una zolla della sua terra, della propria terra, e nella fossa che Romolo aveva scavato al centro della città gettò la propria zolla, poi le zolle vengono mescolate e da questa mescolanza nasce la terra della futura città. È una tradizione inventata ovviamente, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che Roma è una città in cui c'è spazio per diventare cittadini, cioè io che vengo da un luogo lontano di Roma posso far parte di questa città, diventare cittadino a tutti gli effetti, ci infilo un pezzo della mia terra. Ma pensate per un attimo, no? Se ciascun siriano, ciascun iracheno, ciascun palestinese fuggiasco arrivasse in un paese con una zolla della sua terra, la gettasse e questa terra venisse mischiata e da lì nascesse qualcosa di nuovo. Ecco, pensate quanto siamo lontani invece da questo modello, onestamente. È una tradizione inventata perché? Perché piaceva ai romani, faceva comodo anche politicamente, costruirsi come una società aperta. Il che non vuol dire però che quella fosse veramente la fondazione di Roma. Ecco, quindi le tradizioni sono qualche cosa che si costruiscono per motivi che sono legati all'attualità, alla politica, all'ideologia, all'economia, a tanti motivi diversi.